Arrivati, eh? Stiamo andando da Alan Simoni nell'azienda, nella fabbrica, fabbrichetta. Citofono. C'è nessuno in casa? Sono Matteo Torrisi, c'è Alan? Mettila dentro, campione. Oggi ragazzi sceglierò la mia nuova ala per la Subaru. Io ho scelto proprio una bella ala, forse questa qui, ma quando arriva Ala? Disturbo? Ah, dottor Simoni! Benvenuto in casa. Sono 2 settimane che sto su queste pagine da quando mi ha mandato il tuo nuovo catalogo e io vorrei sapere, secondo te, quale devo montare di alettone? Perché qui mi piacciono tutti. Tu adesso vuoi iniziare ad andare in pista? Sì. Seriamente, quindi hai bisogno di deportanza. Sì. Adesso hai un'ala che se non sbaglio è una di queste due, comunque questa, è sì, lunga 146 esatto, centimetri. Allora possiamo aumentarla leggermente, di pochi centimetri diventa 150 di larghezza, però col nuovo attacco swan neck, così hai una deportanza come si deve, cioè con diciamo le ultime diavolerie che hanno studiato in questo momento. Che poi questa è quella che va incassata nel baule, esatto, va montata bene. Va proprio fissata possibilmente al telaio della vettura, in modo da avere proprio la massima pressione su tutto il retrotreno della vettura. Che meraviglia. Quindi questa fondamentalmente è mia? Direi di sì. Dove sta? Aggiudicata. Così, aggiudicata. Come si chiama lei? Teodora. Teodora. Questa chi è? Questa tu la conosci. Questa lo so che la conosci. E questa? Che conosce tu, sai? Vabbè, facciamo una cosa seria, andiamo a vedere stala, va. Sì. Vai, su. Hai 3 fori per fare la regolazione della inclinazione dell'ala. Non è vero. Levategliela Z, levategliela. Come se fosse la Teodora. Come se fosse la Teodora. Questo lo appoggio qui perché adesso andiamo a vedere le staffe. Qui invece tu la puoi forare dove vuoi per fissarla. Quindi noi abbiamo messo questi due qua, così, sì, però in realtà tu puoi farne uno qua, due. Ok, vuoi. Perfetto, quindi è customizzabile. Esatto. Ovviamente. Soddisfatto? Manca un cicinino, ancora no.
C'hai ragione, bisogna che ti devo portare dalla Rossana. Eh sì, che aspetti? Adesso però è un po' tardino, ci vuole un'oretta perché la Rossana è a Correggio. C'è Mago Torrisi qua, ti ci porterò in 3, 2, 1. Grande Mago, Per Bacco, un piantone dello sterzo, tra l'altro per un progetto Renault 5 Turbo, costruito, fatto in casa, col tornio così, è una cosa che mi emoziona davvero tanto, mi piace tantissimo questa cosa. Vi ho lasciato l'Instagram di AP Motorsport. Torniamo però alla NSX adesso. Dunque, Alan decide di montare un cambio sequenziale. Prima utilizzava il meccanico originale della NSX, bellissimo cambio, io adoravo, lo sapete, però hanno avuto dei problemi tecnici, anzi vi lascio una scheda qui in alto a destra così potete andare a vedere di cosa sto parlando, e oltre ad aver montato il cambio sequenziale hanno traslato il motore di 90 gradi. Questo perché Alan ha seriamente intenzione di andare a fare la guerra nella top 5 del Time Attack, che voi sapete che è un campionato veramente molto duro e ci vogliono, insomma, bisogna mangiare un po' di secondi e questo è il modo migliore per farlo. Progetto tosto difficile, vi lascio ai tecnici e così vi spiegano meglio. L'idea è nata perché vedendo il motore trasversale, col cambio trasversale, su una macchina di questo livello e mi sembrava molto, molto sottotono. Basilare. Abbiamo pensato di girare il motore, metterlo longitudinalmente e sfruttare un cambio sequenziale longitudinale per poter sfruttare al meglio le qualità già ottime della vettura, accentrando i pesi verso il centro e avanzando anche il motore di circa 15 cm. Sì, è il gruppo filtro, sì, che era attaccato al motore qui. Sì, e l'abbiamo spostato. E si sposterà. Lo mettiamo qua. Là. Mettiamo qui. In modo che sia fuori dagli ingombri del motore, è comodo da cambiare. Esatto. Qui ci andrà lo scambiatore di calore invece del radiatore dell'olio, mettiamo lo scambiatore ad acqua. Che hai già trovato, in modo che evitiamo di andare fin davanti. Con i tubi per andare sul radiatore e useremo l'acqua per raffreddare l'olio. Il vantaggio è che quando tu scalderai l'acqua, scalderai il motore, l'acqua scalderà l'olio inizialmente, quindi il motore va in temperatura molto più velocemente. Perfetto. Per un vantaggio proprio dell'affidabilità. Che nel nostro caso, nel Time Attack, è quello che ci serve perché dobbiamo giocarci tutto in tre giri subito, quindi è proprio fatto anche per questo motivo. Sì, tu parti dal box che avrai già l'olio in temperatura perfetta. Esatto. Acqua e olio praticamente salgono insieme. Esatto. Come oramai tutte le macchine da corsa. Sì. Questo sarà posizionato più o meno qui, quindi la pompa del carter secco che è in questa zona ha i lobi di estrazione. Sì. Sono tre lobi che estraggono l'olio dal carter, dal monoblocco, dalla coppa. Spareranno l'olio dentro allo scambiatore. Dallo scambiatore andranno al tank oil, che sarà in quella posizione lì. Sarà qua. Okay. Una volta che è raffreddato andrà dentro alla tanica. Dalla tanica verrà aspirato dal lobo di mandato, quindi qua arriverà l'olio dal tank. Okay. E qui andrà il filtro e dal filtro andrà dentro il motore. Madonna. In questo tubo molto meglio che prima, perché prima andavamo fin davanti al motore dell'olio, si raffreddava, tornava indietro, perdite di carico, perdite di portata, perché comunque il percorso lungo non è mai un vantaggio. Gli scottimenti avevano quel problema che quando facevamo le curve molto forti a destra dopo andava calando la pressione dell'olio e andava in protezione. Spegneva. Quello era il problema della coppa normale, che anche avendo le pareti antiscottimento non era sufficiente. Esattamente, ci siamo abbassati 6 centimetri e mezzo. Quindi, che sembra poco, ma in realtà è tantissimo. Perché tutti sanno, o perlomeno se non lo sanno, che più i pesi sono in basso,
è al centro della vettura, più la macchina è bilanciata e più hai più la percezione dell'aderenza. E per fare questo intervento, pazzia. Macchina tra l'altro con lo chassis in alluminio, che non è neanche semplice da gestire, perché da saldare, da muovere i componenti non è facile. È stata veramente una sfida che solo due pazzi come noi. Lo scopo è riuscire a rientrare nella top 5 del Time Attack Italia. Esatto. Perché ci mancano dei secondi, tanti, per riuscire ad arrivare a quei livelli. Il livello è molto alto in Italia, ci sono degli sfidanti molto molto preparati con dei mezzi importanti, e quindi trovare questa soluzione era l'unica strada percorribile, appunto, per guadagnare più secondi possibili. Bene, bello, sicuramente si guadagnano dei secondi col cambio sequenziale, ma quanti? In un giro secco, quanto guadagni con un cambio sequenziale? A grandi linee, poi dipende dal circuito, ma tu buttamela giù qui nei commenti, la tua idea. Speriamo che siano dai 5 in su, però questo non lo sappiamo, dipende poi dalle piste, da una serie di fattori. Però è chiaro che più ne guadagniamo, meglio sarà. Forse mancheranno due turbine per essere veramente... veramente al top, sì, forse con la turbina sarai ancora più al top, Mr. Alan. Però ti dico che intanto proviamo il cambio sequenziale, vediamo come va. Per quanto riguarda invece l'alettone della mia Subaru, farò un video tecnico in cui andrò a costruire un telaio che andrà imbullonato all'interno del baule della Subaru, perché lo ancorerò dal basso con questi swan neck che si attaccano a tutta l'ala in carbonio, e verrà un video molto tecnico, molto bello, perché anche io ho intenzione di andare a divertirmi un pochino in pista. Tu nel frattempo metti like al video, iscriviti al canale e vienimi a trovare su Instagram, e sappi anche che noi ci vediamo domani o dopodomani al massimo con un nuovo video, molto probabilmente quello della Porsche 993. Ciao.